calcolato subito, senza neanche vedere il listino. Incredibile. Boh, tieni che sennò qua... Si capisce che mi coni i soldi. Mi dissocio per quello che ha fatto Miconi. Che cazzo ha fatto Miconi? Mi hai detto cose strane? No, ho semplicemente detto adesso mi nascondo da Max e vediamo se mi trovo. C'è sempre a chi va bene nella vita, ragazzi. Poi c'è chi come noi... Devo chiedere una cosa a Miconi. Anzi, te la scrivo, te sorreggi un attimo. Sì. Non leggere ovviamente quello che scrivo. Michele Miconi Music, mi chiamo su Instagram. Leggi l'ultima, l'ultima riga. Neanche letto. Assolutamente. Ah, ok. Mi dissocio a qualsiasi cosa sia successa, anche se penso sia tutto apposta a Ferragosto. Avete visto il nuovo video girato a Lignano? Alla loggia niente orgia, dicono. Alla loggia? Cioè, perché non c'è nessuno? Ciao ragazze! Ciao ragazze! Salve ragazze! La figura di merda. È carichissimo, è carichissimo Miconi per la serata. È carichissimo. Speriamo che il bullying pulluli di figa. Spero che qualcuno abbia prenotato una corsia a nome Miconi per due. Miconi e Max. Dai che domani. Grazie. No, grazie a sto cazzo, non è successo niente. Che è successo? Sei timido, Max? Sono timido? Molto. Beh, anche dopo il mio intrattenimento... Un po' scatti, però, muovendosi. Dopo il mio intrattenimento, chiaramente tu risulterai timido. Cioè... Sai che uno ha scritto è Bazar Studio? Sì, ti giuro. E Bazar Studio è solo musica di qualità. Solo musica trash, ragazzi, su Bazar Studio. Sarebbe da trovare e Bazar Studio. E dove? E comporre una canzonetta. Sì, adesso poi. Prossima diretta, dai, facciamo una canzone improvvisata. Dove Max canterà con Massimo Oliva. Qualcuno conosce Michele Miconi? Nota influencer della bassa. Della bassa soprattutto. Tu sei della alta o della bassa? Della alta. Della alta. Tu sei della alta ovest. Via Palmanova. Sei bullying. Ma quello che mette gli indirizzi? Cosa sei, un detective? Vengo a registrare alla loggia niente orza dai Bazar Studio. Fatta, ti aspetto. Potrebbe questo... diventare una nuova hit. Alla loggia niente nuovo. No, è già una hit, io entro nel video. Ed entra anche nel video. Quindi siamo devi già... guidare tu adesso. Chi io? Sì. Oddio. Perché sennò vengo bannato se guido io. Pensa a te. Pensa che l'autista. Come quella volta che siamo andati di poi a... Beh, siamo andati, abbiamo fatto un po'. Qui. Martina chiede se può provarci con te su Instagram. No, mi dispiace Martina, sono impegnato. Sì, allora io non ve l'abbiamo ancora detto, ma Michele accompagna solo me a ragazze, giusto? Giusto. Perché ovviamente Michele è fidanzato da quanti anni? Sei. Fidanzato da ben 6 anni con Matteo. Che stavo? Questo non è vero. Adesso lagga. Adesso esplode tutto. Aspetta, Mike. Girati. Cosa fai? Fai il messaggio d'amore per Matteo. Vai a cagare, vai. Perché aspetta, stasera. Vai a piedi al bullying. Cazzo, stanno per un incidente in live. Vai a piedi.
Madonna. Che cazzo è? Un criminale, chi era? Spider-Man, Dio. Spider-Man? Porca troia, hai visto? Cazzo, serio? Io l'avevo visto addosso, l'avevo visto addosso. Ma cos'era, un kamikaze? Cos'era? Sono due che si stanno saltando qua. Dove? No, no, no. Ma dov'è, sei? Ragazzi, guardate chi ha i veri soldi. Dai, sali, ti ho cantato i coglioni. BMW, senza ridere. Senza ridere e... Ah! No, no, che mi mettono il copyright, zio. Ok, ok, canti tu. Ok, andiamo... Dicono, era Brumotti. Beh, effettivamente poteva essere lui. Allora, se non vuoi farmi bannare, tu non puoi mai leggere la chat e mai guardare qua, guarda sempre la strada. Va bene. E comunque ogni tanto ti inquadro. Dicono di cantarci qualcosa, non so, è Miconi e Bazar Studio. Dovrebbe lui intonare... Max, cantaci, non so... una canzonetta con qualche tua canzone dove abbiamo il copyright, quindi possiamo cantare quel cazzo che ci pare. No, stiamo andando al bowling. Stiamo andando al bowling. Ricordo che la cassa delle donazioni è attiva, quindi se donate... Quindi fate un po' di casino. Si sente molto bene. E quindi il mio consiglio è donate, donate, donate. Mi chiedono se ho ancora il dentista in via Cividale. Ma perché avevi il dentista in via Cividale? No, sto muovendo di caso anch'io. Anche solo il clima. Miconi ha già caldo pensando che tra un po' ritorna a casa da Matteo. Che palle sto Matteo, ti si vedono solo i denti, zio. Sembra... possiamo mettere solo le mie canzoni, dicono. Eh sì, non ho le nostre canzoni qua. Ah, non va col Bluetooth? No, perché costa troppo. Cosa ne pensi della legge che propone la Lega per oscurare i video porno? Penso che sia sbagliato. Perché? Sennò poi non lavori più e rompi il cazzo a me, quindi... quindi speriamo che non lo oscuri. Cazzo, c'è anche un cuore qua, incredibile. Penso fa anche freddo. Sì, ma cazzo, ma come sta? È un freezer questa macchina. Ha un nuovo tipo di climatizzatore ultima generazione. In 30 secondi hai meno 6. Non si tiriamo sotto qualcuno. Comunque la definizione sembra buona. Chissà perché non andava prima, sta benissimo. Non lo so. Voi cosa dite, amici in chat? Non lo so. Salve signor Edoardo Barbares, le volevo dire che verremmo ad arrestarla. Dove, al bowling? Sì. Io spero che qualcuno abbia prenotato il bowling per noi, giusto? Sì, speriamo. Se no... qualcuno può dire in chat se l'ha fatto o no? 65 piste per 80. Chiedono, ci becchiamo in via Riccardo. No, diciamo... noto frequentatore di via Riccardo, l'amico Miconi. Comunque mi conviene puntare verso fuori perché dentro è tutto buio. Max, ho prenotato pista 4. Ma dai. Speriamo ci sia posto al bowling. Per quello avevo chiesto, perché molto spesso è pieno. Sempre meglio prenotare. Boh, di malte dico che sia pieno. Chiedono, Max, vi sentite ancora con Amon? È da quella volta che ti seguo. Ma che cazzo è? No, adesso devi dirci chi sei. Chi sei? Max, ti ho prenotato tutte le piste. Io voglio. E bisogna chiedere se possiamo fermarci. Sì, se possiamo filmare, chiedo io.
Ecco, sono arrivati qua. Sì, dico che è una cosa goliardica. Ah, perché non ci può. Io boh, è pieno. Sono tutti al bowling stasera. Me la fai un gran casino. Signori, siamo Max Pista 4, non sto scherzando. Dai, veramente. A nome di chi? A nome di chi M4 Chop, che chiediamo? M4 Chop. A nome Chop. Di chi avete prenotato? Bella la luce. Nome Miconi. Dai. Siete seri? Tienimi un attimo che mi metto la mascherina. Devi metterti anche tu la ma si gioca con la mascherina al bowling? Come cazzo facciamo a giocare con la mascherina? Muoio soffocato io. Questo rumore? Ti seguo da quando ti sei iniziato a scopare mia madre. Beh. Pista 3 prenotata non analizzato. Puoi spiegare il perché del passeggino dietro? Così, è lì. Cazzo, la mascherina mi sta un po' di merda. No, stiamo entrando, adesso però devo chiedere se posso filmarci. Calzo veramente? Sì. Oh, netto io. Sì. Calzetti. Vale. Prendi. Che numero ho io di scarpe? Non lo sai tu. Sai che mi hanno fottuto le scarpe qua una volta? Ho visto il tipo che giocava con le mie scarpe in pista. Tipo. Sì, è il locale, è la radio del locale, ragazzi. Cosa c'entri? 40. Che numero hai tu? 41. Anch'io, dai. 42. Max Felicitas è desiderato al telefono. Che cazzo succede? Come Max Felicitas? No. Ragazzi, che cazzo è Max Felicitas? Ragazzi, stare. La 9. E quale cazzo è la 9? Questo. Dio cane. Sto chiamando qua. Ragazzi, non chiamate. Non chiamate. Non chiamate. Ci buttano fuori da qui. Non chiamate che ci buttano fuori. Devo anche mettere i nomi, un attimo che. Voglio anche cambiare il titolo. Come lo chiami? Volevo chiamare al bowling. Questa mi mancava di telefono. No, non chiamate ragazzi, basta. Sto chiamando a piedi. Ragazzi, cazzo, no, ma qua è solo un calzino, aspetta, tu ne tutti e due? Sì, c'è uno dentro l'altro. Ragazzi, chiamate a pieno, vi dico io. A pieno. Non chiamate, no, ci buttano fuori. Chiamata a pieno.
No, la 9, la 9. Sì, è quella là. Dobbiamo mettere i nomi però. Boh, metto io i nomi. Cazzo, scarpa 41, sono 89 di qua. No, no, non mettete numeri, no, no. Mitico, riesci a cambiarmi il titolo della live, mettermi... Mitico, riesci a cambiarmi il titolo della live, mettermi bullying goliardico con Miconi. Un po', filma, lasciami fare a me, filmami un altro passo. O uno scrive, ma Miccone è venuto dalla baita? Sì, sono direttamente dalla baita. Dai, coglione, togli. Senti che guardano, eh? Che figure, ragazzi. Vai tu. Riesci a cambiarmi il titolo in bullying goliardico con Miconi? Ah, grazie, grazie Mitico. Beh, non male, dai. Poi uno sempre la stessa cosa. Guardalo! Guardalo, guardalo! Ehi, che bella! Voglia, voglia! Dai, vai tu, Max. Perché sono così chiaro? Non so. E oh, poi, sei una sega, eh. Ma devo tenere la mascherina? Non so.
troppo scarsi. Siamo troppo scarsi, sì. Bel colpo. Ma non era pieno il bowling. Chiedono se hai detto qualcosa sulla tipa di Tinder. No, non ho detto niente. Ragazzi, non preoccupatevi per il porno. Anche se lo banano, abbiamo il VPN, abbiamo il VPN. Abbiamo il VPN se lo banano, tranquilli. Quando Gioridelli accetta l'invito. Ma il copyright non c'entra, perché non metto io la musica, ragazzi. VPN serve per evadere in caso di censura del porno, perché praticamente vi trasmette come se fosse in un altro stato. Miconi che tiro che fa.
siamo stai, cazzo. Hai vinto un portachiavi! Addirittura! Cosa vuoi dire agli amici da casa? Sono troppo forte! Vai, bullino! Servono con tutti sti punti, cosa vinco con tutti sti punti? A me interessa solo una cosa, cosa vinco? Il peggio è molto... sono rimasti solo due. Guarda sti buchi qua, che cazzo è? Cioè, in che senso? Sono piccolissimi. Donazioni sono sempre uguali, ragazzi, anzi in teoria forse sono anche diminuite, che basta forse solo un euro. Dai allora 2 euro, allora forse mi ero sbagliato, 2 euro. Da PC 1 euro, ragazzi, 1 euro e fate partire la cassa che ti cassa. Sempre 2 rimane. Il pollice deve essere davanti, Max, braccio dritto e dai l'effetto. Guarda che tecnica che ha Miconi, però, hai visto? Bello. Chi è l'alieno? Analizzator. Ragazzi, Miconi non sa cos'è Analizzator. Scalzo Miconi. Vieni qua a giocare e fammi vedere cosa sai fare, se sono scalzo. Avete prenotato a nome Analizzator?
con il portachiavi. Io porto e chiamo. Ah, 2 euro, dai, 2 euro. Cosa ne pensa di donare 2 euro a questo canale? Dai, dona, dona. Donasi 2 euro. Prova ad abbassarle, prova ad abbassarle. Vediamo se riesco. Porca puttana. Aspetta un attimo che voglio provare ad abbassare. Forse ce la faccio, eh? Forse non si può abbassare. No, adesso è un euro ragazzi, ha abbassato un euro. L'ho messo a un euro. Confermatemi se è un euro, per favore, confermatemi. Ancora me? Con la palla in mano il manco. Spare, spare, spare. Oh yeah. Max, cerca qualche ragazza nei paraggi e INVTAL a giocare. Si è 1 euro. Dobbiamo cercare qualche ragazza e invitarla a giocare. Non è semplice, ragazzi. Non è semplice. Chi tocca? A te. Grazie Mitico, grazie Max Verginello. Max, come paghi il bonus? Dopo buttando con il fondo, finiti che sganci il grano.
Senti che cazzo han detto, la rimetto perché non l'abbiamo cazzo sentito. Detto. Aspetta. Sentiamo. Max, come paghi il bowling? Dopo pur tanto comico, digli che sganci il grano. No ragazzi, sapete qual è il problema? Il volume della cassa è altissimo, solo che qua c'è un volume da discoteca tipo. Poi vediamo se cambiare posto, secondo me. Ragazzi, cioè, sono delle ragazze qua a fianco, ma hanno... No, no, ci sono le ragazze, il fatto è che hanno già i ragazzi. Secondo me dobbiamo cambiare posto, voi cosa dite? Secondo me dobbiamo cambiare posto, questa è la realtà. Devo parlare con Miconi e consultarmi. Ultimo tiro, poi ritiriamo il portachiavi di Miconi e cambiamo posto. Io posso ancora vincere o no? Forse la vinco. Dite a Max, chi vince paga. Chi perde paga il bullying. Perché? Doppio strike di fila. Chi vince prende il portachiavi e gli... No, metto due portachiavi. Ma con tutti questi dove possiamo andare? Metto due portachiavi. Se faccio il terzo strike di fila, Miconi deve chiedere il numero alla barista. Va bene. Io ho vinto il portachiavi anch'io. No, cambia il locale, cioè dobbiamo provarci con il figlio.
trucco sarebbe venire con le scarpe quelle brutte per fare un change. Andando in giro con queste scarpe qua si scopa come i tori. Adesso cambia il locale. Chi è che deve pagare quindi, che non ho capito? Che abbiamo giocato abbastanza di merda a caso, sembra a me. No, ma non metterli così. Cioè, mettili un po' alla cazzo, sennò stiamo qua fino a domani. Che cazzo li metto? Mettiamole là sopra le scarpe. Forse sai che ci stanno guardando male? Non so perché. Qua, qua, le mettiamo qua. Hai i calzetti usati negli appositi contenitori. Vediamo. Quant'è? Che portachiavi hai preso? No, non è solo i soldi. Ah, ma paghi tu? No, sto quasi commuovendo. 5 a testa. No, sono 4,90 in tutto a testa. Quant'è in tutto, scusa? Ah, scusa. Lascio anche un riscontro per la prossima volta. Ah, grazie. Grazie mille. E i punti. Devi inserirli, dai. Si è bloccato. Non so che portachiavi prendere, ragazzi, cosa mi consigliate? Tu l'hai già preso? No, lo prendo. Ragazzi, secondo voi che portachiavi devo prendere? Io ho già visto il mio. Io l'ho già visto il mio. Quale? Io l'ho già visto il mio, ragazzi. Vediamo se lo indovinate. Il piede. Boh, lo prendo anch'io, dai. Prendiamo due piedi. Fatti convertire i punti. Quanti punti abbiamo? 59. Prendi il braccialetto, l'elastico. Scusa. Possiamo prendere... Ah, l'elastico. Quale vuoi? Uguale. Vuoi un dado che ti ha ottenuto i 20 punti con un
vado. Ah, va bene, grazie. 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 Mi ho dato con le sconto. Sì, sì, grazie, ciao. Cosa ne pensi di cazzo? Non si sentiva un cazzo là dentro. Basta questa musica. Dicono di andare al disco doc, ma comunque c'è un infiltrato dentro. Perché sa tutto, sa di... Amo, sa di tutto. Può solo essere cosa? Può solo essere Dave. Ciao Dave. Che sei bel soldato? No! Ciao Dave. Cazzo, stavo per andare nella macchina, invece quella del dottore è questa. Passeggino miconiano. Guardate come sta in posizione da senatore. Vai dalla figa, adesso vediamo cosa si può fare. Miconi, cosa consiglia lei in un locale in cui possiamo... Non c'è musica, ma possiamo trovare gente. C'è un cazzo. Siamo giù in centro. Centro, giusto? Giustissimo. 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 Rimettila vicino alla mia. Entrate in discoteca tossendo e sternutendo come dei... No, Miconi è fidanzato da? Ancora? Perché dicono Miconi è in cerca di gnagna? Era meglio a Milano, Udine è un po'... Era meglio sì a Milano. Cosa ne pensa di Udine, Miconi? Che non merda. Bingo a sbancare di brutto. Ma il bingo penso che sia veramente impossibile filmare. Non puoi. Penso anch'io. Chiede Cody, Migoni, cosa si dice in baita? Ti salutano le cappa. Le caprette ti fanno ciao. Andate al bire. Comunque c'è un infiltrato. Ma è sempre Dave. Non so se sia lui. Che cazzo che sia, conosce Amon e poi. Andate all'Italian Secret. Non è una replica, non è una replica Tommy Jumbo, non è una replica. Sta cassa, ho messo le donazioni un euro. Adesso che possiamo sentirle, non prima che eravamo nel casino. Io non sento un cazzo. Spara la donazione, spara la donazione. Voi che li avete, sparate la donazione. Goliardica. Meno di un caffè. Meno, vai. Fai di un caffè. Allora, fai il disco. Com'è che si accende le luci qua? Dai. No, aspetta, porco Dio. Fai una cosa motivazionale per motivare la gente a donare. Come tu sei comunque laureato in marketing, stai aprendo una società con previsioni multimilionarie, faccia un invito a donare la gente, motivazionale, vediamo se funziona. Ragazzi, pensate bene, con meno di un caffè potrete comunicare direttamente con... Non so che cazzo. No, riprova. Comunque, ragazzi, solo un euro. Solo un euro. Un euro e si attiva la cassa. Prego. Ragazzi, pensate che con meno di un caffè potrete comunicare con Max Felicitas. Iniziate subito da ora. Un caffè in meno e conoscete Max. E tiriamo sotto questi due monopattini. Porco Dio. No, oh, hai bestemmiato! No. Bannato! Non ha funzionato. Dicono di andare in un locale vicino a delle fighe e la gente dona. Allora andiamo in piazza Primo Maggio. Non c'è un cazzo di nessuno. No, dai, sarà pieno di figa, dai. Poi c'è composto qua. Comunque è incredibile. Qua. In testa, Miconi, in testa. In testa, guarda qua, il posto da senatore. Cosa vuole dire agli amici? Niente.
No, agli amici che ha una macchina, comunque non è una Panda. Che non trovo la maniglia. Comunque ragazzi, non pensavo che chiamaste veramente il bullo. Invece c'era la chiamata vera, reale. No fake. Chi è? Kappa Koras, puoi dirci come ti chiami? Qual è il tuo nome? Svelati agli amici. Oh, cioè, se non donate mi si spegne la cassa addirittura. Devo riaccenderla volta per volta. Migoni, che figa la macchina. Cazzo, ti prendevano così e eri morto così in diretta. Diventavi... Mi tolgo tutto qua. Tieni un po' tu, che ho male al braccio. Ma dov'è la figa? Dov'è la figa? Max, ma la figa? È un casino. Aspetta che mi si è slacciata la scarpa. Codio. Allora, un attimo, adesso andiamo a... Adesso creiamo la giusta situazione. Cosa è successo qua? Hai lasciato tutto. No, ci siamo. Ah, mi dice, ma non mi conosci direttamente, semplicemente sono un tuo fan da quei tempi. Tanta stima. E come fa a sapere la base dello studio? Non so. Magari ti seguiva. Ma Udine, sono ancora in quarantena, non c'è nessuno, dicono. Queste due ragazze, potremmo chiedere se... No, ma è incredibile, eh. Cosa? E anche stasera il finale è lo stesso. Una notte senza sesso. Altra canzone. E lui invece. Ciao, ciao. Max, Audi, non ci sono figa, cambia zona. Se vado poi, secondo me è a Pokémon. C'è di Pokémon. No, come si chiamava quel gioco? Pokémon Go. Pokémon Go, cazzo, questo è il nuovo Pokémon Go. Madonna, che male la schiena. Andiamo in piazza. Andiamo a vedere se c'è qualcuno che limona. No dai, cioè dobbiamo svoltare la serata. Dobbiamo chiedere a qualcuno di venire a bere qualcosa con noi. Chi? A qualcuno.
No, beh, sì. Sì, ma non a maschio, dai. Pieni di figa, sì, dove? Nei sogni. Cazzo, che figa qua. Possiamo venire a mangiare qua? Cazzo, è diventato un posto di fighetti. No, ho cliccato il tasto sbagliato, zio. Hai spento tutto? No, no. Nigoni, fai spaventare la figa. Guarda questa via. Deserto, non c'è nessuno. No, ma ragazzi, dai, com'è possibile? Dite dove avete nascosto la figa. Urine. Sì, qua l'unica roba che possiamo prendere è una denuncia. Sì, per aver suonato il clacson. I locali, come vedete, qua pullula di movida. Vieni a Napoli, ci sono fighe. Udine is the new Molise, perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che Molise non c'è più. No, adesso troviamo qualcosa, dobbiamo trovare una sedia vicino a delle ragazze. Trovare una situazione goliardica. L'ho vista, però forse lì la musica è fortissima. Cosa? Dobbiamo andare dove non c'è musica. Sì, c'è una suonata, tutto pieno di musica. Cosa, saliamo là? Qua, Mike. No, lì non c'era la musica, era perfetto, Mike. Sì, sì, penso anch'io. Con le università chiuse, penso anch'io. Ti guarda male, zio, che hai qualcosa in mano. Andiamo là sotto, vediamo cosa può succedere. Andate al Citafiera. Se c'è un cane. Diventano al cinema. Mi è piaciuta la tipa che abbracciava il moloso intanto come dava a te. Cosa ripeti? Andiamo qua. No, io non bevo niente. Un'acqua. Un'acqua goliardica. Sì. Regaliamoci sto gatto. Mettiti qui. Ah sì, perché sennò non riusciamo a inquadrarci entrambi. Sì, proprio voi qua e tutto. Ma che pecchi quella dietro? Ci vediamo dietro. La cassa al massimo, ragazzi. Sì, si sente fino in piazza di queste parti. Ciao ragazzi. Ciao. A me è un'acqua naturale. Io una fezzata.
metà che ghiaccio, limone. Ma no, grazie. A me solo limone. Solo limone? Anch'io. Perfetto, grazie. Oh, la partita bullying mi ha sfiancato, ti dico. C'è in che senso? Sono sudato in acqua, cazzo. Addirittura. Sono sudatissimo. Sai che mi tolgo la maglia. Prima che seguiamo. Oddio, fa. Questa qua è la tua vita. Ma perché l'acqua? Live a Lignano, vedi? Una notte, nuovo film, una notte da Migoni. Oh ragazzi, se qualcuno ricarica la live la chiamo una notte da Migoni. La prossima a Lignano. Facciamo la prossima a Lignano, la chiamiamo una notte da Migoni. Migoni. Max, quella dietro ti ha guardato male. No, ma non sta inquadrando nessuno, cazzo, sta inquadrando così. Parla solo me. Oh, yeah. Una donazione. Fatti forza alla prossima live da Lignano. Grazie mille per la donazione. Vedi, voglio una lotta da Migoni. La live a Lignano. Ma sono tutto a Lignano, effettivamente. Dici? Migoni alla corazzata Potiocchi. Migoni? No, mi mancava questo. Migoni. Quest'estate sono... La canzone diceva, quest'estate sono... Migoni. No, single. Ah. Sono andati via ragazzi, sono andati via. Grazie. Grazie. Max, invece il tavolo ancora dietro offre il break. No, sono spostate proprio. Sono scappate. Quelle sono maggiorenni o minorenni? Minorenni. Ah sì? Cinque. Mi dissocio. Gozzo di cani, c'è scritto uno. Sono un fan di vecchia data, ma quelli prima, che si vede sempre la stessa roba. Siete a Lignano? No, non siamo a Lignano. Non è un isolante per la figa l'acqua, vabbè. Che non so se riesco a venire su. Dove? Milano. Perché? Perché non riesci ad andare su? Perché non riesci ad andare su? Mi dici? Perché sono un po' preso qua con le cose. Domani sono con una ragazza. Voglio godermela e star tranquillo. Morentissimo, è vero? Sei un pazzo.
No, ma Udine ovviamente c'è, cioè, non... Si sentono. Cosa? Si sentono. Sì. Sì, pensavo meglio, Udine, era da tanto che non uscivo. Meglio Milano. Meglio Lignano. Meglio Milano o meglio Lignano? Fate qualche scenetta goliardica. Non ce l'ha così. Qui dietro. Migoni, dimostra a Max come si rimorca sul serio. No, no, è lui il maestro. Milano la pieno di fighe, la pieno di fighe, la pieno di fighe. Non c'è studio. Sono tristissimi. Migoni top of bone. Migoni. Chioppa. Ormai non hai più il tuo vero cognome. No, Migoni. Ma ti piace di più o di meno come cognome? Migoni lancia il tavolo in aria se sei via. Ragazzi, non posso lanciarlo. Sennò poi non mi fanno aprire niente qua. Devo essere incensurato. Ragazzi, istituiamo subito un nuovo gioco. Donate e diteci cosa dobbiamo fare. Qui dite Migoni o Max Felicitas e noi, cioè, siete i nostri burattinai facendo solo cose legali e fattibili. Io riavvio un attimo la live e abbasso un po' il bitrate così non lagga più. Migoni dove si trova? Migoni muore tantissimo. Beh, dura la batteria, non sbaglio. Qui Migoni e Felicitas, a voi la linea. Vai, spiega il format. No, spieghi tu. No, quello che praticamente loro donano e decidono cosa dobbiamo fare. Allora, facciamo così, voi donate e potete dire un qualcosa che Max farà qui. No, no, anche Migoni. No, 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 soprattutto Max. No, decidete voi chi, ovviamente. Decidete voi, però io mi estengo. Decidete voi cosa fare. Sto lagando di nuovo. Voglio che vai da qualche tipa lì vicino, le offri un drink e lei fai venire qui. Bene. La che tipa voglio. Non ci sono, no, guarda un attimo, non ci sono tipe. No. Il problema è che qua non c'è niente. Quelle sono maggiorenne? No, vai da un tipo. No, ma quelle sono maggiorenne o minorenne? Anche da qua riesco a capire che hanno che tanno. Dai, vado, è rischioso o vado comunque? Vai, vai, io vengo qua. Beh, filmati te così. Anzi, no. Così, sì. Così, così. Sì, così. No, ma che ti si veda, devi stare più giù. Ok, io intanto bevo. E Max fa... Mette la mascherina. Oddio, ma è rischioso come cosa? Max, hai messo la mascherina al contrario. No, no, è giusto. Ah, è giusto. Max, la missione. Vado. Capitolo 1, vai. Bocca al lupo. Eccolo che si sta. Che nome? Nome? Madonna. Ragazzi, è andata molto male. È andata molto male. È andata molto male. C'è stato un no totale. No secco. Fategli fare amiconi qualcosa. No, no, il cazzo. No totale. Mi dissocio, moderatori, cancellate questi messaggi. Chi sono i moderatori?
No, erano a posto, hanno detto, si vede che avevano altro da fare. Che situazione, che vergogna, che vergogna. No, secondo me è meglio però che giriamo e chiedo io alle ragazze un'intervista, dai, è meglio. Un'intervista. Se io mi vergogno adesso a star qua, è meglio che andiamo. Devo ancora finire l'acqua. Andiamo via con la bottiglietta, dai. Che figura di merda però. O no? La vergogna del frenzonato. Oh no, frenzonato, dai. Mica lo conoscevi. Adesso stanno raccontando le amiche di questo soffetto. Ho chiesto se potevo offrire un bicchiere d'acqua, non è che ho fatto. No, no, no. Ragazzi, dovete dirci voi cosa fare con le donations. Migoni subdolo. Migoni sta tirando indietro. Questo è il reale problema di Migoni. Quindi che facciamo? Facciamo l'ultimo giro con gli arbitri. Ma un cazzo. Ma abbiamo già pagato e da pagare? A pagare loro, hanno detto, che ci la fanno loro. Chiamate il bar. Come si chiama il bar? No, no. Il bar si no, chiama. No, no, no. È vicino, no, no, no. Formaggio, no, 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 di no, Napoli, no, di no, via... no, 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 no. No, 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 via no, Barbasino, no, no, praticamente di fronte alla chiesa di San Pietro, martire di Udine. Ragazzi, chiamata a Pietro. Oh, yeah. Scaccia figo. È un cosa... Urla er pagnota. Urla er pagnota? Ma chi tu? Er pagnota. Io poi, tu poca te. Che cazzo dici? No, una volta a testa. No, ovvio. No, no, no. Chi deve farlo? Io o Migoni? No, dai, io l'ho fatto, dai. No, dai. Dai. Che cazzo dici? Dai. Guarda, leggi la chat. Dai. Fallo, andiamo via. King, no dai, posso fare. E il pagnotto di qua, dai, spagniamo. Dai! Non succede un cazzo, eh? Guarda, leggi la chat. Migoni, fallo se vuoi essere un vero boss. Dai, fallo e andiamo. Dai, io l'ho fatto, cazzo. Il pagnotto! Dai! Oh, là, dai, ma vai a cagare. Vai a cagare. Senza palle. Dai. Oh, ma cioè, ti rendi conto? Devi solo urlare il pagnotto, non è che devi urlare una bestemmia cosa. Ma che cazzo è? È il pagnotto. Che cazzo è? Devi urlarlo. Oh, se... ti do un aiuto, possiamo andare dietro l'angolo, però lo urli. Va bene. Lo fai? È il pagnotto. Però per questo bonus devi pagare le acque, perché sono andato davanti a tutti a fare il bonus. Vediamo se 2 euro, mi sa che ero lì, ragazzo, mi corre finito i soldi stasera. Chiedo di pagare il finito. Solo il banco, non lo pagare il banco. Ma questi soldi va a pagare tu. Quanto costa? 2 euro sarà, no? Se non è 2 euro gli chiedi lo sconto. Ma non è un euro, è il frigatore. Dai, dai.
Se no vedi che ti sei sbagliato. A me me n'è andata così. Che cazzo devo dire? Fai un tuffo. Che le stelline. Lampa. Vai. Vadi. Cos'era da urlare che non mi ricordo più? No, ma cioè è una volta a testa, tocca a Micconi, adesso deve farlo. Per Pagnotta, deve farlo. No, assolutamente, cioè non esiste, non transigo da sta roba. Non transigo da sta roba, ovviamente. Cosa? Sgamato in pieno. Cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno detto della moneta? Un sorvo turco. Chi ti ha detto? Sì. Sì. Cazzo. Vabbè, andiamo, dai. Aspetta, io mi mangio il limone. Mi ha dato io urlare, ero Pagnotta, appena si... No, aspetta. No. Arrivederci. Ma devi urlarlo fortissimo. No, perché sennò si inca... Dai, sennò ha donato. Ma forte. Dai. Dai. Facciamo finta di niente, nessuno si accorge, vai. Aspetta. Appena passano questi. Dai, dico nomi con il ladro, dai. Forte però. È il Pagnotta. Ma dai, ma sei uno sfigato, no? Ma lo dico ma anch'io. Ma dai, che è messo a bordo. Dai, grida, andiamo via per di là. Sì, è più di gente, cazzo. Ma cazzo vuol dire? Dai, fallo che andiamo. No, non lo faccio. Dai, Mike, per favore, abbiamo fallo fatto tu, il gioco così. Fallo tu. No, ma una volta a testa, sì, dai. Sì, cazzo. Dai, fallo, andiamo via. E Pagnotta! L'ha fatto. Sono girati tutti, cazzo. L'ha fatto. Sono girati tutti. Sono... Che figura di merda. Ciao! Io qua... Il Pagnotta, l'ha tirato fuori. Dicono che non è un vero urlo. Migoni boomer. Guarda che mi scrivono grida. Chi ti ha scritto? Gabino, lo faccio per te. No, dai, no, grida, dai. Fai sto cazzo di urla. Oh, ragazzi, no. Ciao ragazzi! No, ma aspetta, c'è... Oh. Ciao ragazzi! No, c'è un problema. Capitano. C'è un problema, lui non vuole urlare il Pagnotta. Il Pagnotta! Più forte devi urlarlo. Ma fallo tu, man. Il Pagnotta! Ok. Grazie, bella ragazzi. Ciao. Noi abbiamo una donazione. Andiamo. Aspetta, che si sta... No, aspetta, si sta bloccando tutto dopo. Cazzo, quando è arrivata la... Aspetta, che non ha letto la donazione, un attimo, devo rifarla ripartire. Perché cos'è successo? Aspetta, Perché non fa la donazione? Cioè? La leggo io.
scammata una donazione, si vede che c'è un problema. Aspetta, provo a riavviare. Comunque ha donato... No, infatti, è che non è partito il lettore. Bravo, sei di parola, ora un po' più forte. Grazie Arpagnotta per la donazione. Riavvio un attimo tutto perché ci sono dei problemi, riavvio tutto. Uno mi ha scritto, ho messo 5 euro. Aspetta, riavvio grande tutto. Grande Gabino che ha messo 5 euro. Per cosa? Per il pagnotto. A Miconi gli è rimasto solo un testicolo. Un attimo, riavvio. Dimmi un attimo che mi aggiusto i pantaloni. Adesso Max ti aggiù i pantaloni, ragazzi. Siete pronti? Mi tiro fuori. Questo sta pisciando. Ma filmati cazzo, che cazzo filmi? Ah, si vede una sega. Cosa dicono? Metti il moderatore. Cerco è ancora Dave che ride. Magari non è Dave. Castello Marcondino di Rondello. Allora sto il pagnotto. Ma perché io ho questo braccialetto? Ah, non lo so. Codino per i capelli. La biga. Passiamo poi di qua. Sì. Quante persone sono connesse, Migoni? 85. Pochine, eh? Sì, non ti ha fatto record di... cioè record di negativo. Eh sì, a urine. Cosa vuoi fare? Ma strano. Forse c'è qualcosa in atto. In che senso? Non so. Perché? La partita del cuore. C'è la partita dell'Udinese stasera. Cazzo, allora sì, penso che tutti stiano guardando l'Udinese. Figurati. Però forse anche un giorno del cazzo, martedì, cazzo vuoi che stia su Twitch? Perché abbiamo paura di essere seguiti? Non sono Dave, sono un fan del cazzo. Chi, Dave? No, uno ha scritto così. Non sono? Dave. Cioè questa è la piazza principale di Udine. Ma c'è un cazzo, c'è solo Migoni. C'è qualche ragazza nella fontana? Boh, dai, io vado a caldo. Cosa? Vado a caldo. No, anch'io. Devo andare a lavoro. Anch'io. E andiamo verso la macchina. Comunque Udine non è una città buona per fare questo tipo di contenuti. No, secondo me Trieste è meglio. Cazzo, potremmo sì. Fare una gita a Trieste. Trieste è molto meglio. Udine... sono tutti così. C'è solo Dave che ci commenta quest'ora. C'è una banca che devo fare un prelievo? Sì. Dove? Che banca hai? Unicredit. Fondo là. Mi ci porti? Sì. No, le ragazze a Udine non esistono proprio. Sì, ci sono solo quelle nel video intimissimo. Comunque ragazzi, vi chiedo se cortesemente riuscite a farmi una clip da caricare su Instagram, sui vostri canali, in cui io adesso firmerò davanti, da Miconi da davanti, e dovete mettermi tipo la musichetta, lui ha rallentatore, la musichetta tipo I don't wanna wait, too long, too long. Si chiama la musichetta di Baywatch. Sì, quella lì. Un attimo, vado da davanti a filmarlo.
Ecco, ce l'avete. Volevo solo sentirti gridare, dice Luca Gabino. Luca Gabino, nella prossima live vieni anche tu, così lo tiri fuori. Bella ragazzi. Ecco, avete visto la figa? Allora, la banca è di là. Allora, volendo possiamo andare anche di qua. Dimmi tu dove andare. Vieni. No, non c'è un cazzo qua a Udine. Gita a Trieste. È la città più morta del mondo. Prossimo giovedì andiamo in gita a Trieste. Prossimo mercoledì. Tutti a casa di Ivan. Facciamo festa. Ma Udine è la mia paesina da 500 abitanti. Ragazzi, io non vi dico quanto guadagna Amiconi al mese, solo per non farvi sentire inferiori. Fatti un po' di pubblicità. Come ti chiami su Instagram? Sai che non mi ricordo. No, dai. No, aspetta che vado a controllare. Non mi ricordo come mi chiamo su Instagram. Metti che inquadro. Aspetta. Ah, ecco. Un attimo. Hai il profilo pubblico, vero? Privato. No, dai, mettilo pubblico, sennò no, ti pubblicizzo. No, dovete chiedermi una richiesta. No, dai, voglio fare una roba, mettilo un attimo pubblico. Cosa devi fare? Dai, poi lo rimetti privato. Aspetta. Che voglio fare una cosa con i miei amici qua. Che cazzo vuoi fare? Aspetta. Impostazione. Basta che fai, privacy. So come si mette una causa, pubblico o privato. Ecco, adesso è pubblico. Allora, rivediamo la home. Miconi-basso Michele. Mi chiedo di fare una shitstorm nell'ultima foto. Dai, basta. Cioè, non so se dice shitstorm. Cioè, andare a commentare l'ultima foto con scritto Migoni, non rispetti i patti. No, dai, rispetto i patti. Io cazzo. Cosa? Senza due. Io ho fatto scritto. Le ragazze. Only you and me, one man is part. Only you. Migoni non rispetta i patti. Nessuno ha commentato. Come nessuno ha commentato? Nessuno. Quanti commenti hai ricevuto? Neanche uno. Ah sì, eccoli. Migoni non rispetta i patti. Ragazzi, voglio un po' più di commenti sotto l'ultima foto di Migoni. Con scritto Migoni non rispetta i patti. Perché non li rispetta veramente. Ce lo mettete ancora. Migoni 100k. Migoni non... Oh, ma seguitemi almeno. No, non seguite, non seguitelo. No, non offese, solo non rispetta i patti. Ma dov'è sta Unicredit a Udine? Autocommenti. Ormai è un influencer. Eh? Micone è un influencer. Cazzo, stanno salendo adesso i follower. Quando dobbiamo chiudere? Incredibile. Quanti sono? Siamo a 330. Addirittura. Andate, allora, il gioco è andare a commentare il profilo di Michele Micone e seguirmi, chiaramente. Senza seguirlo. Seguitemi. Dai, togli sta roba. Da... Seguitemi subito, immediatamente. Seguitelo, commentate. L'ultima foto, Migoni non rispetti i patti. Super specialista di TikTok, ragazzi. Dai, va in banca, che è qua. Ah, è questo? Sì, che lo aspetto fuori. Tieni tu questo, però. Non so, fai tu. Qua è il bigolo. Dai, qua. Sì. Cazzo, che caldo ci scivo adesso. Sì, veramente. Puoi anche te adesso vuoi,
Ah sì? Sì, metti schiacci lì e vai dentro. È vero, ci sono gli altri. Astuto. No, basta che schiacci, eh. No. Non va? Non va. Provo la tessera. Strano. Ma che tessera? Ah, la tessera l'unica edit. Aspetta, aspetta, Phil. Aspetta. Ah, aspetta, perché è quella. Aspetta. Vabbè, ma stai liberato. Ti faccio entrare io. No, faccio qua, sei liberato. E ti avevo fatto entrare. Stai filmando te o me? Te. Avete visto che i soldi apre le porte della banca. Ti do inquadrare un film. Ma... Oh, mi ha tolto il bannato, scrivo, no? No, vabbè, no, sono scam. Allora, aspetta che tiro fuori... A casa? Migoni, prossima settimana live a Lignano. Migoni, ah... Scrive libri, uno ha scritto. È vero, è vero, è vero. Questo è da dirlo, voglio fargli anche il product placement di quello. E vai Miconi, presenta il tuo ultimo libro. Allora, il mio libro si chiama, lo potete trovare su Amazon, e si chiama TikTok Marketing e ADS di Michele Miconi e Luca Gabino. In cui tu spieghi? In cui io spiego come diventare degli influencer di TikTok e come utilizzare al meglio questo nuovo social media che sta ottenendo dei grossissimi successi in Italia. Ciao ragazze, ciao ragazze. E quindi tu hai fatto questo libro, giusto? Sì, giusto, giusto. In cui praticamente spieghi come diventare influencer su TikTok. Sì, come utilizzare i social e come e? Sfruttare questa piattaforma per diventare famosi e okay, fare business su questo. Okay. Quanti follower hai su TikTok? Non uso TikTok, ma seguo delle aziende. E quanti follower hanno queste aziende che segui? Parecchi, tipo? Non posso farvi i nomi. No, 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 i nomi, i numeri. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Più di 100.000. Dicono, cioè lui fa un libro e non ha TikTok. Sì. Come vuoi commentare? Commento dicendo questo. Quando c'è stata la corsa all'oro, non hanno fatto i soldi quelli che andavano a cercare l'oro, ma quelli che vendevano le attrezzature per scavare le fosse. Io sono uguale. Non ho bisogno di avere un profilo TikTok, ma utilizzo i profili delle aziende per fare dei test. Ragazzi, voglio una donazione, che siamo quasi alla macchina, per dire l'ultima frase. Ragazzi, questa è la visuale. Migoni, hai Tinder? No. Questa è una notte da Migoni. La notte da Migoni la facciamo a Trieste o a Lignano. Ragazzi, commentate più possibile, così Max ragazze, fermatevi, un'intervista per Milano la notte. Ragazzi, un'intervista per Lignano la notte. Ragazzi, un'intervista per Lignano la notte. Mai più Migoni in live.
No, cattivi. Dai, chiudiamola così. La voglio chiudere così prima di arrivare alla macchina. Vi ringraziamo tutti per averci seguito. Fate una like con i momenti salienti. E sì, da ricaricare su YouTube. E però voglio chiuderla così con tutti che andate senza seguire Miconi, solo a commentare. No, dovete seguirmi. L'ultima foto con scritto seguitemi, Miconi. Seguitemi, Miconi. Follow su Instagram. Follow. Il miglior TikToker d'Italia. Salutali tu. Ciao ragazzi, andate anche su LinkedIn, mi raccomando. Michele Miconi.